E adesso abbiamo il nostro ospite con noi, diamo subito il buon pomeriggio a Danilo Caldini, presidente gruppo Astrofili di Piacenza. Benvenuto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Con Danilo parliamo, come già accennato prima, di questo evento che si terrà il 27 luglio e stiamo parlando dell'eclissi lunare più lunga del secolo, visibile anche in Italia. Di cosa si tratta, Danilo? Sì, come sappiamo il fenomeno dell'eclisse lunare, in questo caso totale, prevede che appunto la Terra passi attraverso, fra il Sole e la Luna, e quindi i raggi solari vengono deviati dall'atmosfera terrestre e illuminano di un colore rossastro la Luna. Questo proprio perché l'atmosfera blocca i raggi ultravioletti e lascia passare i raggi infrarossi. Il culmine dell'evento sarà intorno alle 22:20 e potrà essere ammirato ad occhio nudo. Ecco, effettivamente è un bello spettacolo, anche se in questa occasione la Luna sorgerà già in parte eclissata, per cui la Luna apparirà piuttosto bassa sull'orizzonte verso est. In tutti i casi, appunto, all'orario che tu hai indicato, ci sarà questo massimo di eclisse che poi via via andrà scemando, andando un po' più verso la mezzanotte, e quindi lo spettacolo ci mostrerà questa Luna rossa. E poi pian piano l'ombra di questa Luna via via si toglie, perché appunto la Terra prosegue nel suo moto attorno al Sole, e fino ad arrivare poi alla completa scomparsa di quest'ombra, e lascerà una bella Luna bianca come di consueto e piena. L'ultima eclisse fu nel 2015, sparagonando appunto questo evento. Per il prossimo evento record invece ci vorrà tantissimo tempo, quindi sicuramente una buona occasione quella del 27 di luglio. Voi vi attrezzerete in qualche modo? Visto che il fenomeno risulta parziale per noi, nel senso che certo, la Luna sorgerà già eclissata, e considerando che la Luna è piuttosto bassa, non abbiamo pensato a particolari occasioni, anche perché poi saremo impegnati ad agosto con le serate libere all'osservatorio. Però il consiglio, quello, è proprio di guardare queste eclisse a occhio nudo o tutt'al più con un binocolo, proprio per godere dello spettacolo in questo senso. Grazie naturalmente per essere stato con noi, Danilo Caldini, presidente del gruppo Astrofili di Piacenza, che avete sentito anche l'altra settimana nel corso della nostra programmazione, parlare proprio di queste serate così importanti ad agosto. Grazie ancora, buon pomeriggio e buon proseguimento. Grazie a voi, arrivederci. Il ritmo che piace è il ritmo di Piacenza e Radio Sound.